Benvenuti amici di smartword.it, questo bellissimo laptop da 15 pollici è il Chewy Lapbook. Beh, in realtà non è proprio bellissimo, in realtà non è nemmeno proprio un laptop, nonostante la forma sia quella. È un tablet con tastiera nella forma di un notebook, insomma, è un prodotto un po' particolare, ma devo dire anche abbastanza divertente e ora vi racconto come mai. Allora, per capire come mai è così interessante a suo modo questo Chewy Lapbook, devo subito dirvi una cosa di cui di solito si parla in fondo, il prezzo. 180 euro. È al momento in promozione, ma insomma più o meno anche il prezzo finale dovrebbe aggirarsi intorno a questa cifra. 15 pollici, Full HD, non sto scherzando, all'interno c'è davvero, vedete, una tastiera completa, ma anche il tasterino numerico, nonostante forse ci sarebbe stato benissimo anche lo spazio, ma insomma... È un vero e proprio computer, almeno nell'aspetto, un vero e proprio computer portatile, ma ovviamente è chiaro che la sua scheda tecnica sia abbastanza di fascia bassa. Abbiamo infatti, oltre comunque allo schermo Full HD opaco, processore Intel Atom X5 Z8300, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sono appunto caratteristiche che spesso vedete montate su dei tablet che in questo caso invece vanno ad animare un computer. Questo non vuol dire che sia necessariamente un male, vuole soltanto dire che dovremo scendere a compromessi sotto vari punti di vista. Non tanto nel design, che in fondo tutto sommato va anche bene, non ci sono troppe porte lungo i fianchi, su quello destro abbiamo una USB 3.0, una mini HDMI, su quello sinistro una USB 2.0, jack audio e lettore di schede micro SD, non capisco poi perché micro, in fondo c'era tutto lo spazio per inserire anche una macro, tanto per fare un po' i simpatici. Il design di per sé sembra fare un pochino il verso a quelli del MacBook Air, più o meno, anche se i materiali sono ovviamente completamente diversi. Questo è tutta plastica sopra, sotto, davanti, dietro, pesa 1,9 kg che per un 15 pollici vanno anche in fondo più che bene. Il touchpad è uno dei peggiori che abbia mai provato, non so definirlo in altro modo, è praticamente in plastica, non reagisce sempre bene al tocco, soprattutto se doppio, fatto con due dita, magari due mani diverse. La tastiera tende un po' a flettersi al centro, non, se scrivete in modo insomma abbastanza pesante ve ne accorgerete subito, tra l'altro è una tastiera americana, non esiste che io sappia variante con tastiera italiana, ma quello sarebbe anche il minore dei mali. Non è retroilluminata, i tasti sono abbastanza ruvidi e devo dire tutto sommato anche abbastanza rigidi, ma nel complesso comunque non si tratta di una delle migliori esperienze di scrittura, proprio perché l'intero telaio che la va a supportare non è comunque abbastanza rigido e comunque non sono dei tasti certo di alto livello. Identicasi poi per il monitor, ok, 15 pollici, Full HD, benissimo questa risoluzione. Luminosità massima non certo molto elevata, angoli di visione nonostante tutto abbastanza scarsi, cioè nel senso mi sarei aspettato di più, e soprattutto c'è una tendenza abbastanza netta a virare verso il blu, verso l'azzurrino. Magari non lo noterete lì per lì guardandolo a primo acchito, se gli mettete accanto un qualunque altro monitor meglio tarato vi accorgerete subito di quanto i colori di questo Chewy siano falsi. Bene il fatto che sia opaco, perché quantomeno potrete vederlo abbastanza bene in tutte le condizioni. Tenete comunque conto appunto che la luminosità massima non è elevatissima e che tra l'altro non c'è modo di regolarla direttamente dalla tastiera, dovete utilizzare i comandi di Windows. Ovvio poi che anche le prestazioni siano un po' quel che sono, i programmi base di Windows si aprono, devo dire, anche piuttosto velocemente, soprattutto Edge mi ha stupito per la rapidità con cui compare. Certo è che dovete stare un po' attenti a non esagerare con il numero di tab, e con non esagerare io intendo rimanere limitati alle 2 o 3. Pensate che se per esempio state scrivendo in uno e avete un video in background sull'altro, è molto più che possibile che notiate dei lag nell'input fra la tastiera e lo schermo. Questo giusto per farvi capire che anche la semplice riproduzione di un filmato in background è sufficiente da farlo rallentare a questo punto. Altri limiti a cui dovrete sottostare riguardano per esempio la riproduzione video. Si può arrivare fino al 4K in H264, ma occhio a non andare troppo su col bitrate, non parliamo assolutamente poi di supporto HDR o comunque appunto di bitrate più elevati. Idem indicasi poi comunque per altri tipi di incapsulamento, sempre comunque con questa risoluzione. Anche perché comunque in ogni caso, dato che lo schermo è appunto quello che è, non è che si tratti proprio del miglior modo per vedere un film, sono abbastanza sicuro che a casa abbiate un vecchio televisore che saprà regalarvi anche più soddisfazioni dello schermo di questo Chewy Lapbook. Trovate comunque come sempre tutti i benchmark nella recensione completa su smartword.it.
Ovviamente vi anticipo già che non vi stupiranno di certo, ma è anche inutile pretendere troppo da una macchina di questo calibro. Ciò che invece mi ha tutto sommato abbastanza stupito è l'autonomia, batteria da 10.000 mAh, che anche sotto stress intenso non si spegnerà prima delle 5 ore. Questo vuol dire che comunque con un utilizzo un pochino più moderato, anche se in realtà comunque l'utilizzo di questa macchina è sempre moderato, potrete portare tranquillamente a casa la giornata lavorativa, anche se parlare di giornata lavorativa con un portatile del genere può diventare tutto sommato abbastanza frustrante. Il punto è che comunque non vi lascerà a piedi, quindi per chi tutto sommato può essere consigliato, ma sto pensando ad esempio a uno studente o a chi abbia bisogno di prendere appunti o di avere dietro sempre un portatile con uno schermo abbastanza generoso, per i compiti però più basilari, che sia editor di testo, che sia semplice navigazione, che sia vedere anche, perché no, certo, qualche filmato, ma comunque niente di troppo eccessivo. Con lui potrete lasciare abbastanza tranquillamente l'alimentatore a casa, andare a giro col vostro bel Chewy Lapbook e beh, non attirerete certo tanti sguardi come portandovi a giro un MacBook nuovo, ma avrete speso più di 10 volte meno. Ulteriori considerazioni, come sempre, nella recensione completa su smartworld.it. Ora tocca a voi fare un pollicino sopra questo video se ci seguite da YouTube e noi ci vediamo alla prossima recensione, perché vi anticipo fin da ora che il prossimo portatile che andrò a recensire sarà qualcosa di diametralmente opposto, ma proprio nella maniera più assoluta, non potete nemmeno immaginarvi quanto, rispetto a questo Chewy Lapbook. Tant'è che costa, aspetta, fammi fare una rapida stima, 10, 20, 30, 40, 50, tante, tante, tante decine di volte più di questo. Comunque ne riparleremo la prossima volta, ciao a tutti da Nicola per smartword.it.